Ciao amici, parte oggi questa nuova rubrica che avrà una cadenza quindicinale, nella quale, come sempre, non avrò peli sulla lingua. Momentaneamente. E parlerò un po' di tutto, ma soprattutto risponderò alle vostre domande che vi invito a farmi sotto nel box commenti o sulla mia pagina Facebook. Domande ovviamente riguardanti i telefoni in uscita, la tecnologia, i tablet, insomma, quello di cui parliamo solitamente sul nostro canale. Sì, dico nostro canale. Iniziamo subito col parlare del clamoroso autogol, per usare un termine calcistico, o della grandissima cazzata, se vogliamo usare un termine alla Bob, che stanno facendo LG ed HTC, non facendo uscire i propri top di gamma in questo momento, ma facendoli uscire più avanti, quando c'è Samsung che con S7 ed S7 Edge si sta sfregando le mani, facendo promozioni su promozioni, e si possono già trovare l'S7 intorno ai 550 euro. Per G5 ed HTC invece se ne parla ad aprile. Ma che cazzo stai a dire? Sì, è proprio così. LG col suo G5 e HTC con il suo 10, dovrebbe chiamarsi, usciranno più avanti. Ma cosa faranno uscire nello specifico LG ed HTC? LG quest'anno si riprende lo scettro del processore più potente, anche se dagli ultimi test sembrerebbe che sia più potente il processore di Samsung, l'Exynos 8890, montato appunto su S7 ed S7 Edge, e sembra quindi che anche quest'anno se lo piglia, vabbè. E veste il suo G5 di 4 GB di RAM, 32 GB di memoria interna espandibile tramite micro SD, schermo QHD da 5,3 pollici, fotocamera da 16 megapixel stabilizzata e telefono modulare. Telefono modulare! Sì amici, una serie di moduli, come avete visto a Barcellona, la parte bassa del telefono si sgancia e vengono agganciati questi moduli che servono per aumentare le performance del telefono, quindi c'è un modulo fotografico, un modulo musicale, eccetera, eccetera. Per i miei gusti 5,3 pollici sono un po' poco, ma staremo a vedere e soprattutto provare. Ovviamente prezzo di lancio di LG G5 699 euro, prezzo da plotone di esecuzione, ma ormai siamo abituati a questi prezzi. HTC invece con il suo 10 si sa che monterà lo Snapdragon 820, 4 GB di RAM, 32 GB di memoria espandibile, schermo 5,2 QHD, fotocamera da 12 megapixel che sembra promette ottimi scatti, e speriamo vivamente, perché dopo la merda pestata l'anno scorso, diciamocelo chiaramente, è ora che HTC si risollevi con un top di gamma con le palle, visto che gli ultimi M8 ed M9 hanno claudicato parecchio. Passiamo a Xiaomi, che dopo aver fatto uscire tra novembre e febbraio un telefono al giorno, Redmi 3, Redmi 3 Pro, Redmi Note 3, Redmi Casqueta Maz, Gazzetto, è uscita a febbraio finalmente con MI5, telefono che ho già recensito e che vi invito ad andare a vedere la mia recensione. Telefono che monta lo Snapdragon 820 depotenziato nella versione base e normale, diciamo, da 2,15 GHz nella versione Advanced e nella versione Pro, anche se la versione da 4 GB e 128 GB con il retro in ceramica, quindi la versione Pro, non l'abbia vista nemmeno Ugo Barra. Gazzetto! E infine Huawei, che dopo aver presentato il Mate 8, gran telefono, è pronta a presentare il P9,
e relative varianti P9 Lite e P9 Max. P9 avrà il processore Kirin 950, che è lo stesso processore del Mate 8, 3 GB di RAM, 32 GB di memoria interna, display 5,2 pollici Full HD, doppia fotocamera da 12 megapixel, insomma prodotto molto interessante che dovrebbe posizionarsi intorno ai 499 euro. Inoltre, amici, il vostro zio Bob ha lasciato indietro le collaborazioni che aveva, visto che erano insoddisfacenti, inconcludenti, insufficienti, ed è partito con nuove collaborazioni. Spemall, che avete già visto nel video dello Xiaomi Mi 5, smartylife.net, che dal prossimo video, che vedrete la prossima settimana, partirò con la collaborazione con smartlife.net, e sconticina.it. Siamo giunti al termine di questa puntata. Io vi ricordo di iscrivervi al canale, di spolliciare la mia pagina Bob DJ Hux, la pagina dei Non Entity, e vi saluto, vi magnetizzo e vi dico Non Entity, Heart Energy.